È stata presentata presso i locali dell'ATL del Cuneese la fiera d'autunno di Caraglio. Sentiamo il commento di Mauro Bernardi, presidente dell'ATL del Cuneese. Un grande piacere oggi poter ospitare il Comune di Caraglio con la sagra della fiera d'autunno perché è un ritorno, cercare di ritornare alla normalità, quindi ripartono un po' le fiere d'autunno con la massima attenzione per tutte quelle che sono le ristrettezze imposte dal Covid, ma continuando a promuovere quelli che sono i grandi prodotti tipici del nostro territorio, le zucche, le castagne, il miele, al castelmagno, grande prodotto del nostro territorio, il grande prodotto della Valle Grana, e quindi la valorizzazione di questi prodotti comunque deve continuare con la massima attenzione. Quindi un plauso ai sindaci, al sindaco, alla Proloco, a tutti quelli che nel territorio cuneese in quest'autunno vorranno continuare a lavorare per promuovere il territorio cuneese. Sicuramente saranno fiere ridotte, fiere nelle quali dovremo tutti fare un po' attenzione, ma ci rendiamo tutti conto della situazione, ma dobbiamo continuare a crescere nel nostro territorio. Sentiamo ora le parole del sindaco di Caraglio, Paola Falco. Anche quest'anno, nonostante tutte le limitazioni per l'emergenza Covid, Caraglio ha deciso comunque di provarci. Naturalmente sarà una fiera contingentata, verranno utilizzati tutti i sistemi di protezione, mascherine obbligatorie, però abbiamo deciso di comunque provarci perché ci sembrava proprio giusto in questo momento così già triste, no? Per il commercio, per l'artigianato locale, soprattutto per tutte le aziende, dare un segnale positivo, non solo per Caraglio, ma per tutta la valle e anche per i comuni, diciamo così, vicini. Quindi grazie alla Proloco che comunque si è data disponibile, ha già lavorato un sacco, abbiamo pensato comunque di riproporcela. Naturalmente con un percorso limitato, però abbiamo già avuto un sacco di prenotazioni. Praticamente il numero degli espositori equivale a quello degli anni precedenti, quindi la risposta è positiva. Naturalmente abbiamo ridotto un pochino la parte della sagra proprio degli gnocchi, ma uno spazio comunque lo riserviamo perché la sagra del Castelmagno è una classica per la nostra fiera, quindi con un takeaway, con pochi posti contingentati, ma ci sentiamo proprio di andare avanti, di provarci. Sul nostro territorio siamo abbastanza a posto anche come contagi, incrociamo tutte le dita e speriamo che possa portare buon frutto. Presente all'incontro anche il presidente della Proloco insieme per Caraglio, Mattia Pellegrino. Vogliamo dare comunque un'impronta di ripartenza e di rinascita da questo momento un po' duro. La Sagra dei Gnocchi a Castelmagno, che è l'evento clou della fiera, si farà in modo ridotto, ovvero con il palagnocco, con posti seduti, contingentati e con prenotazione online dal sito internet www.insiemepercaraglio.it. Diversamente, invece, chi non sarà contentato dal palagnocco potrà gustarli portandoseli a casa con il takeaway. Altra cosa, all'interno della fiera non avremo spettacoli danzanti o di musica, ma siamo riusciti a organizzare in collaborazione con la Confartigianato di Cuneo un convegno sul 110% super bonus, indirizzato a privati e aziende. Invitiamo tutti a partecipare sabato, anche qui ci sarà una prenotazione online da fare con la Confartigianato. La fiera in sé è più o meno come l'anno scorso, il percorso è stato allungato e sarà a senso unico con obbligo di mascherina. Altro appuntamento che è stato riconfermato è il raduno dei trattori d'epoca. Vi aspettiamo a Caraglio, usiamo il senso civico, cerchiamo di collaborare.